Ciao a tutti ragazzi dal vostro Italian Guy. Questi biscotti chocolate chips americani con le gocce di cioccolato gluten free sono veramente squisiti. È limitativo dire che sono squisiti, davvero. Pochi ingredienti, pochi carboidrati e veramente si sciolgono in bocca. Seguitemi nella preparazione della ricetta. Dunque, per creare i nostri biscotti americani con pochi carboidrati, abbiamo bisogno di 90 g di farina di mandorle, 30 g di dolcificante, eritritolo, xilitolo o stevia, 30 g di olio di cocco liquefatto, oppure potete usare anche il burro sciolto, sempre 30 g. Un uovo sbattuto. Mezzo cucchiaino di agente lievitante. E un po' di gocce di cioccolato. Io il sale non preferisco non metterlo, è una mia scelta. Voi se volete potete metterci un pizzico di sale. Ora impastiamo il tutto. Ecco, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere dopo aver impastato per un po'. Ora formiamo le palline e mettiamolo in forno. Io ho usato un po' di carta forno e ho foderato il vassoio del forno con carta forno e ci ho messo un po' d'acqua in modo che la carta forno poi non si sposta. È un trucco che ho imparato. Ok, formiamo le palline. Cerchiamo di farle della stessa grandezza. L'impasto è un po' appiccicoso, quindi forse è meglio usare un cucchiaio, tipo quei cucchiai che servono per creare le palline del gelato, se ce l'avete. Io adesso non ce l'ho e quindi sto facendo con le mani. Poi in cottura si scioglie e si abbassa. Ragazzi, mi sto leccando le dita. Sono buonissimi. Difficile resistere. Allora, in forno 180 gradi, tra i 10 e i 12 minuti. Teneteli d'occhio. Sono veramente squisiti, ci si impiega poco per realizzarli e veramente si sciolgono in bocca, ragazzi. Io ho usato le gocce di cioccolato fondente per limitare il numero degli zuccheri presenti nel prodotto finale. Ovviamente sentitevi liberi di usare quelle al latte o quelle bianche, però tenete presente che poi il valore dei carboidrati aumenta. Si potrebbe provare anche a mettere la gomma di xantano, che è una polvere che permette di legare le farine senza glutine. Io non l'ho messa nel composto, per ogni 100 grammi due cucchiaini vanno bene. Se ce l'avete, provate e fatemi sapere se il biscotto diventa più friabile, perché così sono abbastanza morbidi, insomma si rompono, tipico delle farine senza glutine. Sono veramente buoni. Fatemi
Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi sono piaciuti e se avete messo la gomma di Xantano nel composto. Iscrivetevi al canale, lo apprezzerei moltissimo e condividete il video con i vostri amici, per favore. Ciao a tutti, dal vostro Italian Guy.